guarda qua, cosa sta succedendo? Eh? Una bella frana? Wow. Hai capito perché tappezzano di autovelox le strade? Perché gli servono i soldi per sistemarle. Eh sì. Quindi quale modo migliore che non rubarli ai cittadini? Che poesia. Fatelo passare. Cioè, boh. Lo sapevamo che non era il top del top. Pazienza. Vabbè, ho capito. Un conto è essere il top del top delle strade. Che vabbè, dice, vabbè, voglio un Appennini. Cazzo, vuoi che trovare? Io agli alberi. Però. Cazzo di merda e 50 all'ora e rottura di c***i. Sono d'accordo, ma questo atteggiamento non toglierà gli autovelox. E infatti il ritorno me la faccio tutta in autostrada. Bene, ma ormai siamo qua, possiamo cercare di divertirci un pochino. Va bene. Dai che c'è qualche curva, qua siamo più tranquilli. Salve. Salve. Poi vabbè, ha messo i limiti negli anni 50, non li hanno più cambiati e... Sì, ma perché sono dei... No, Luna, sono più furbi di te, perché così rimpinguano le casse comunali. Mamma mia, che malaculo. Città nobile e della stampa. Wow. Wow. Per mantenere la nobiltà rubano i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Un bel semaforo. Dobbiamo girare o stare dritti? Dritti? Che male al culo. Oddio del cielo. Salve. Adesso che ci sono 32 gradi, ma che prima ce n'erano 35, adesso sembra quasi faccia fresco. Quando ce n'erano 32 in autostrada si schiattava. Anche se stringi la vite e stagolo, però qua si continua a muovere. Si vede che non è stretta abbastanza. E l'è stretta tua. Luna, hai anche tu due mani, per fortuna. Gesù anche a te ha dato due mani. Puoi anche tu girare una cazzo di vite. Adesso mi inizio a ricordare perché non abbiamo più viaggiato in moto. Perché ogni volta mi fai girare c***o. Hai zero collaboratività, zero voglia e questo atteggiamento di merda. Occhio che c'è l'autovelox. Ho visto. Anche di qua. L'hai stretta sta vite? No, non riesco adesso perché è dalla parte dell'acceleratore. Tornante, orca vacca. Dai che si sale finalmente. Silenzio, ma nessuna risposta. Guarda. Ogni volta sembra che si sale, ma poi si continua a rimandare le statali, quindi... Mancano 12 km. No, no, adesso ho guardato le... ci sono le curve. Questa cosa improvvisa, perché?
non riesci a stringere la vite e io da sola non ci riesco e lo faccio io. Vabbè, ho capito, la prossima volta però avvisa che ti fermi. Ho messo la freccia, mi sono spostato, cosa ti devo avvisare? Metto un manifesto? Ti parlo e non mi rispondi neanche? È stata anche prima, ma sì, con le vibrazioni si smolla, ma è sempre stata così, eh. E ogni tanto raddrizzala. Lo so. Dai, mancano 12 chilometri, cerca di essere, non dico allegra, quantomeno non antipatica. Cioè, ma poi parliamo, perché sennò io ho un video di qua, devo rivedere, ma non è tanto per fare il video, è che devo rivedermi 4 ore di silenzio. Va bene, io non so cosa dire. Ma va bene per davvero? Ho capito, ma non so cosa dire, perché non c'è un cazzo, non so da cosa prendere spunto. Ma almeno se ti parlo rispondimi. Ok. Cioè, stai in silenzio, neanche rispondi a me. Cioè, pensa io che parlo e te stai in silenzio. Dai, che arriviamo su, ci facciamo una pausa per il culo. Beh, luna, 11 km siamo in cima. Speriamo che poi la situazione migliori. Cito ultime parole famose. Molto probabile. Beh, peggiorare è difficile comunque, quindi... Sì, peggiorare è difficile proprio. Adesso ogni volta che vedrò questi cartelli qua, con una serie di curve, mi verrà in mente quel cartello che ho scritto... Fallo snodabile. Fallo snodabile. Flashback. Su quell'altro cartello arriva una moto. Hanno scritto fallo snodabile. Ma che cazzo. End of flashback. E perché? Red Bull ti mette le ali? Flashback. Sul cartello con la foto del cervo, che sembra che vola, hanno scritto Red Bull ti mette le ali. Ma dove? Non l'ho visto. Tu non vedi mai niente, tu non si sa. Ma sto guardando, non l'ho visto, da che parte era? Da questa parte qua c'era transizione attraversamento cervi. Boh, io non l'ho visto. End of flashback. E quello non l'ho visto? Perché eri troppo vicino al furgone o alla macchina, non lo so. Comunque era appena prima di farlo snodabile. Oh, guarda qua, cosa sta succedendo? Una bella frana? Wow. Hai capito perché tappezzano di autovelox le strade? Perché gli servono i soldi per sistemarle. Eh sì. Quindi quale modo migliore che non rubare ai cittadini? Che poesia. Vero? Io dico rubarli perché ci sono delle strade dove il 50 non ha alcun senso se non quello di rubare i soldi. Le stesse strade, ad esempio in Svizzera, avrebbero l'80. Tutti che dicono, in Svizzera è una merda, vi fanno le multe. No, in Svizzera se rispetti il limite la multa non te la fanno e il limite ha molto più senso di quello che c'è in Italia. Sì, io non ho mai sofferto così in Svizzera. Ma no, per forza il limite è 80, appena sei fuori in paese 50 ci sta, appena sei fuori dal paese 80. Cioè 80 è un bel andare in montagna, Poi non ci sono tutti i autovelox. Spero di no, se no chiamo gli amici di Padova. Sì. Dico uno per uno per saltare. Fallo snodabile. Adesso si sale per davvero. Sono riuscito a fare salire di giro la moto dopo 2 ore dalla fine dell'autostrada. Occhio curva. Che brutta. Sì, orribile. Alve. Alve. Ho un po' di fresco. Ma che gli viene in mente di piovere, eh? Magari rinfresca. 7,8 km. Oh, qua si sta meglio. 29 gradi.
paesaggio sempre uguale. Oh, un po' di curve veloci. Ma veloci è un parolone. Vabbè. Eccoci, siamo passati praticamente dai due paesi che hanno più autovelox che abitanti, ovvero Pontremoli e Aulla. Aulla, là c'era anche la canzone, era passaparola. Questa è merda. C'è Luna che è in sofferenza pesante, guardate la sua faccia.